svolgeva il servizio a bordo dei mezzi pubblici e vendeva biglietti ai passeggeri. Oggi il bigliettaio tradizionale è stato sostituito dal verificatore. Sentiamo Cristina Battistin. Cesare, il bigliettaio tutto d'un pezzo, interpretato da Aldo Fabrizi, ha reso immortale una figura che non esiste più. Ma io capisco poi perché mettono un bigliettaio così ingombrante in un tram così piccolo. Beh, insomma, i bigliettari non sono mica come i fantini che non possono superare un certo peso. Che... No, ma i passeggeri non sono mica come i cavalli che gli si possono montare sopra. Va bene, io non monto sopra nessuno, del resto anche lei non è magro. Sì, sì, da non sarà più a buono. L'ultimo bigliettaio risale agli anni 90, sulla linea bus 228. Al suo posto è arrivato il verificatore, una sorta di controllore dei ticket, con il compito di smascherare i furbetti ed eventualmente multarli. Quando meno te lo aspetti, salgono a bordo e si crea una certa tensione. La mattina usciamo con una squadra di 3 persone e ci danno una tratta da controllare, saliamo a bordo dell'autobus e chiediamo di esibirci il titolo di viaggio. Buongiorno signore. Anche chi è in regola si fa prendere dall'ansia, figuriamoci quelli senza biglietto o che non l'hanno obliterato. Alle volte si capisce, si vede la buona fede alle volte, però bisogna cercare di gestire sempre le situazioni sull'autobus. Se ho detto tessera vuol dire che ce l'ho, con chi credete di parlare? Lo saprò dalla tessera. A voi. I signori più anziani si ricordano il fattorino ovviamente e ricordano che c'era un uomo e adesso vedono una donna. Non c'è un evasore tipo, tutti sono sospettabili, dal signore in giacca e cravatta al senza tetto. Qualche giovanotto un po' simpatico, magari ci vede anche alla fermata dell'autobus, sale con noi senza, con tanta disinvoltura, poi va a chiedere il titolo di viaggio e... Ah, non ce l'avevo. L'ho preso per una fermata, non ho trovato il biglietto, devo scendo subito, pensavo che se potesse acquistare a bordo. La professionalità del verificatore sta nel valutare caso per caso e decidere se infliggere la sanzione. Quando scatta la multa non c'è più scampo, bisogna esibire un documento e tramite un'applicazione collegata alla stampante il controllore notifica. Un ex senatore che pensava di poter viaggiare con il tesserino del Senato mi ha mostrato quello, però purtroppo non era valido perché non poteva viaggiare e ha conciliato, al tempo si poteva pagare la multa subito a noi controllori, quindi ha pagato subito la multa senza battere ciglio. E c'era una signora che, come ci ha visto, si è allarmata subito iniziando a gridare a bordo dell'autobus perché non aveva soldi per acquistare il biglietto e noi gli abbiamo spiegato che la nostra azienda è un'azienda che permette a tutti di viaggiare e lei con il reddito ISE avrebbe potuto avere dei titoli agevolati e viaggiare comunque nel comune di Roma. Buon viaggio, che sia andata. La multa non si può pagare a bordo, solo tramite conto corrente postale o bancario. Se si regola, entro 5 giorni l'importo diventa la metà. I biglietti non si possono acquistare sul bus, ma nelle apposite biglietterie, nelle edicole o con lo smartphone, tramite una nuova applicazione. Ogni giorno un servizio diverso in superficie o ai tornelli della metropolitana. Se qualcuno è riuscito a passare e salire, all'uscita non ha scampo. Il sorriso, sali, buongiorno a tutti, di modo che cerchi di mettere tutti a proprio agio. Più si comunica, meno si ha la possibilità di litigare.